Via Romana in Festa chiude quella che è un po' la stagione delle feste che insomma fanno vivere la città con le strade aperte, senza il traffico, quindi insomma è un po' una chiusura anche dell'estate. Sì, è anche una festa di comunità, nel senso che tutte le persone possono vivere la città con più attenzione. È importante sempre, quest'anno è importante ancora di più perché Via Romana è interessata da un intervento molto impattante. I rapporti con gli esercenti, con le categorie sono costanti proprio per cercare di, da una parte, salvaguardare l'importanza dell'intervento, ma dall'altra parte anche essere vicini concretamente in maniera definita con le persone che comunque si vedono in un momento anche importante dell'anno ad avere più difficoltà a lavorare, e quindi vogliamo essere presenti e anche con le difficoltà del caso, tuttavia insieme trovare delle soluzioni che possano far vedere che i lavori e il lavoro possono stare insieme. Allora, come sta vivendo, ecco, Via Romana questa stagione appunto di cantieri? Ma naturalmente i cantieri dei disagi li comportano sempre, è normale, e questa è una strada commerciale molto importante per la città, però ha voluto proprio con questa festa dimostrare che c'è tanta vitalità e tanta voglia comunque di festeggiare, di lavorare e di stare insieme. Ci sono attività che aprono, come questa dove ci troviamo qua davanti. Questo è il segno che è una strada che, nonostante appunto le difficoltà del momento, comunque ha le attività che ci scommettono e che decidono di aprire. È la bellezza della nostra città, che ancora è veramente un paesone, ogni zona ha la sua specificità. Via Romana è una strada quartiere e è giusto stare vicino alle singole attività. In un mondo dove si va verso la globalizzazione sfrenata, noi amiamo ancora il localismo perché è la bottega sotto casa, è l'amico, è l'attività che comunque porta avanti il lavoro, paga le tasse, e queste sono bellissime dimostrazioni di orgoglio d'appartenenza ma anche di vitalità economica. E al mondo d'oggi tenere questo equilibrio è veramente importante, quindi le istituzioni è il minimo che possano fare, essere presenti e dare un grande in bocca al lupo, e facciamone sempre di più, perché secondo me è un bellissimo biglietto da visita non solo per chi vive qui ma anche per le zone attorno, per queste attività, perché è giusto che lavorino e prosperino come tutti quelli che aprono una partita IVA.